Ah, visto? La barca è a riva. Qualcuno ha chiamato il serpente. Non funziona ancora. Sali, tiro io. Sei silenzioso. Non stai meglio. Sì, credo. So che mi hai sentito parlare con Freya. Tu credi di aver capito, ma non è così. Perché non dici niente? Dici che ho un maleficio. Mi credi debole perché non sono come te. Lo so che non sono come volevi. Ma dopo tutto questo credevo che le cose fossero cambiate. Tu non sai tutto, ragazzo. No. Ma almeno ora so la verità. La verità. La verità. Io sono un dio di una terra lontana da qui. Quando arrivai su questi lidi scelsi di vivere da uomo. Ma la verità è che io sono nato dio. E lo sei anche tu. Allora non hai niente da dire. Potrei diventare un animale. Se puoi diventare un animale. No. Non credo che tu possa farlo. Sono un dio. Mamma sapeva. Ed era una dea. No. Lei era mortale, ma conosceva la mia natura. Sono un dio. Perché aspettare tanto a dirmelo? Volevo risparmiartelo. Essere un dio può voler dire vivere tra angosce e tragedie. E questo è il maleficio. Che tipo di cose potrei fare? Posso volare? Essere invisibile? Io non mi sento un dio. Non so quale sia la natura dei tuoi poteri. Ma con il tempo lo capiremo. Non posso diventare un lupo. Puoi provare a sorprendermi. È per questo che a volte sento le voci. A te non è mai successo. Non come a te. Non mi sorprende. Ogni dio è unico. Quindi, forse non diventerò forte quanto mio padre, ma avrò abilità uniche. Ne possiedi già, ragazzo. Hai uno straordinario talento per le lingue, considerata la tua età. Solo il tempo ci dirà di cosa sei capace. Tu l'hai sempre saputo. Ebbene sì, ragazzo, ma ho conosciuto fin troppi dei. M'è compreso, eh? Chi altro sa che sono un dio? Freya, sicuramente. Brock e Sindri? Non gli serve saperlo. Baldur? Lo sa. È per questo che ci dà la caccia. Ma lo conosci da prima. Ho visto Baldur la prima volta, il giorno del funerale di tua madre. È la verità. Ehi, non dobbiamo tornare alla camera di Kim, vero? Voglio dire, siamo dei. Possiamo fare ciò che vogliamo, giusto? Cosa vuoi fare in questo momento? Te lo mostro.
Cosa c'è laggiù? Fagliela vedere. Che ci fate? Abbiamo trovato tuo figlio. Anche lui è stato tradito. E sul suo diario abbiamo letto che si era pentito di averti ucciso. Bella consolazione. Come se n'è andato? Combattendo? C'erano 4 corpi vicino al suo, decapitati. Vandrid teneva sempre la sua spada pulita e affilata. L'ha imparato da me. Mi ha coltellato alle spalle, ma sapere che nel Valhalla mi rasserena. Grazie. Abbiamo fatto bene. Meno male che siamo tornati. Quel ladro non meritava la pace che gli hai dato. Può darsi. Eppure mi piace aiutare la gente. Perfino i morti. Sei idea. Thank you.
sono un dio. Forse posso volare. No, anche gli dei devono stare con i piedi a terra, credimi. Mimir, sembra che tu conosca Brock e Sindri. Oh, i fratelli Uldra? E chi non li conosce? Li conoscono tutti, chi nel bene e chi nel male. Forgiarono il Mjolnir, il martello di Thor, la più grande arma di morte degli Æsir, il flagello dei giganti. Il martello di Thor? Non sapevo che fossero gli Æsir. Oh, direi di no. Ma successe tanto tempo fa, quando desideravano farsi un nome. Quella volta hanno decisamente esagerato, secondo me. Fossimo finiti. Concentrati. Non ci credo che è sempre stato accanto al giardino della mamma. Ecco perché non riuscivamo a entrare. Aspetta, Mimir, hai chiamato Brock e Sindri i fratelli Uldra? Già. Ma loro sono nani, non è così? Già. E gli Uldra sono spiriti dei boschi? Sì, bellissimi, ammalianti spiriti dei boschi. Allora perché chiami Brock e Sindri i fratelli Uldra? Oh, beh, questa storia è del tutto inappropriata per orecchie giovani e innocenti come le tue. Come vuoi. Thank you.
C'è davvero molto da vedere qui. Ragazzo. Certo. Ah, interessante. Forse dovrei applicarmi. Seguimi. Scusa, mi sono distratto. Che pensi, Mimir? Cosa vuole da noi Baldur? Beh, ricapitoliamo. Baldur è il miglior segugio di Odino, senza dubbio. E se lui vuole voi, allora bisogna considerare il fatto che sia Odino a volervi. E sono piuttosto ferrato sulle cose che vuole Odino. Cosa possiamo avere noi che Odino non ci rende gli denti? Degli Aesir, certo, ma non di ogni cosa. E le cose fuori dalla sua portata lo preoccupano, e parecchio. In passato mi ha fatto una testa così al riguardo. Oh!
La magia permea queste ossa. Deve essere Gulvig. Possiamo esaudire la richiesta. Forse ne troveremo tutte. Questo spirito non è sincero. Come lo sai? Ne ho visti tanti. Di spiriti. Mentono tutti. Questo è diverso, lo so. Tu non sai quasi nulla. Fidarsi della parola di uno spirito è distorti. Ma se fosse vero, non vorresti vedere l'uomo un'altra volta? Certo che... Non c'è più Atreus. Devi accettarlo. Lo so, ma... vederla solo un'ultima volta. Perché gli credi? Non sai chi è ora né chi è stato. Può essere pericoloso. Vuole rivedere una persona amata. Io lo capisco. Non penso ci sia nulla di pericoloso. La speranza acceca il tuo istinto. Di Gulvig. Che le dirai? A Gulvig? A tua madre. Devi dirle qualcosa. Io non so. Voglio solo sapere se sta bene. Lei è morta. Lo so, io... Proprio non vuoi capire. Neanche tu. Che diresti? Nulla. Non c'è altro da dire. È tutto quello che ci è successo finora. Quell'uomo a casa nostra.
parlare al serpente del mondo. Abbiamo fatto cose incredibili. Voglio raccontarle. Tu no. Che le diresti? Le direi che stiamo bene, che non deve preoccuparsi per me. Atreus, io... manca anche a me, lo sai. Pensavo di saperne poco. L'ultimo osso. Già. Possiamo tornare dallo spirito. Magari manterrà la parola data. So che non tornerà, ok? Lo so. Solo... lascia stare. Andiamo a riportare le ossa. Perché le ossa di Gulvig sono... È una profanazione. Disperdere le parti di un corpo è una condanna per lo spirito. Niente Valhalla né Helheim quando il tuo braccio e la tua testa sono in due posti diversi. Prova a chiedere allo spirito. Sono sicuro che risponderà volentieri.